Come potete leggere da questa didascalia tratta da Sky, nella notte ci sono stati 33 sbarchi di migranti a Lampedusa, mentre ieri sono arrivati altri 2000 migranti, così li vengono chiamati. È una cosa che succede ormai tutti i giorni. È incredibile a quello che stiamo assistendo, una invasione della nostra terra, persone giovani, forti, che potrebbero stare a casa loro, in salute, che vengono, si trasferiscono in Italia, che dobbiamo mantenere chissà per quanto tempo, spendendo centinaia di milioni di euro che vengono sottratti a quegli italiani che ancora sono in ambasce, ai terremotati, agli alluvionati, a chi non ha un lavoro. Questa è la realtà. Ci voleva un governo di maggioranza, di centrodestra. Non poteva farlo naturalmente il PD o qualsiasi altro partito in Italia. Ci voleva questo governo, composto da politici, da persone che per decenni ci hanno preso per il culo, parlando allo stomaco degli italiani, dicendo quello che ora sto dicendo io, che non è assolutamente giusto vedere queste centinaia di migliaia, milioni di persone che vengono senza motivo nel nostro paese. Politici come la Meloni, come Salvini, che hanno fatto la loro carriera politica raccontando queste storie e il loro impegno che ci sarebbe stato una volta giunti al governo. Questo impegno lo vediamo, lo stiamo vedendo ed è un assoluto asservimento alla ideologia globalista che vuole il mondo occidentale bianco meticciato con quello nero. Questo governo che ha la maggioranza nei due rami del Parlamento, grazie agli italiani che sono andati ancora una volta a votare, invito sempre di non farlo perché è l'unico modo per salvarci da questi masnadieri, ora ha le mani libere per realizzare, ripeto, questo programma di meticciamento della razza bianca.